devo aggiungere altro se non ringraziare ancora Edoardo Garrone della sua presenza e dargli volentieri la parola. Grazie. Grazie Pino e grazie soprattutto per avermi invitato a fare questa conferenza. Come ho apprezzato molto quando hai presentato in forma brevissima il mio curricula, che hai definito il Gaslini, il nostro Gaslini, e parto proprio da lì. Il nostro Gaslini è patrimonio di tutti i genovesi e non solo, e per questo per me essere stato indicato dal Cardinal Bagnasco come presidente del nuovo consiglio di amministrazione dopo Pietro Pongiglione, che ho visto prima in video e che ha dedicato 5 intensi anni della sua vita all'istituto del Gaslini prima di me. Ecco. Fatto di essere stato indicato come presidente mi fa molto onore e mi dà molto orgoglio, perché è proprio perché considero un patrimonio di tutti. È un patrimonio che ha, come sapete, molti di voi sanno meglio di me, una storia importante. Ha più di 80 anni dalla volontà di Gerolamo Gaslini alla costruzione di questo ospedale pediatrico. Sono passati più di 80 anni in cui si è svolta una missione che non è solo medicina, ma una missione che va ben al di là di quello che è la medicina, quello di dare una speranza ai bambini e alle loro famiglie di poter guarire da patologie che a volte sono, come dire, purtroppo difficilmente curabili. Io sono presidente, faccio un minimo di scheda di presentazione dell'Istituto Gaslini e della sua governance. Io sono presidente del Consiglio di amministrazione da fine settembre. Ci sono 5 consiglieri di nomina della Fondazione Gaslini e 4 consiglieri statutari, tra cui il magnifico rettore, il rappresentante del comune di Genova, il direttore dell'ASL 3 e il rappresentante della regione. Pietro, che ho citato prima, è ancora nel nuovo consiglio in quanto rappresentante del comune di Genova. Quindi questo mi è servito molto, per non solo per avere da lui un passaggio di consegne continue, e non sono stato lasciato lì da solo a cominciare questo incarico, che comunque è complesso, ma mi ha aiutato anche a interpretare al meglio quello che erano i punti di forza e i punti di debolezza dell'istituto. Voi sapete, perché, come dire, cosa notoria, che oltre al rinnovo del Consiglio di amministrazione, questo nuovo Consiglio ha anche nominato un nuovo direttore generale, un direttore generale che ha cominciato il suo lavoro dal 1 gennaio di quest'anno. Ha una grandissima esperienza manageriale in campo sanitario a livello nazionale, è stato sia direttore generale del gruppo San Raffaele di Milano, poi è stato direttore generale della sanità del Piemonte, della Lombardia. L'ultimo suo incarico è stato quello di direttore generale della sanità del Lazio. È stato al Ministero, ha lavorato per il Ministero della Salute, quindi ha fatto tutta la sua carriera in ambito sanitario. Dal 1 gennaio direttore generale dell'Istituto Gaslini. Io ho cominciato a conoscere l'istituto in tutto, come dire, in tutta la sua complessità, a partire dai direttori di dipartimento, tutti insieme. Ho fatto un primo incontro col sindacato, sto incontrando tutte le associazioni di volontariato Gaslini, e tra l'altro col direttore generale per la sua parte, stiamo cercando di capire quali sono le linee guida.
Forse, ecco, sento un rimbombo. Se potete mettere tutti in mute, forse risolviamo il problema. Dicevo, stiamo cercando di ragionare su quelli che dovrebbero essere i driver per definire le linee guida per il nuovo piano strategico che vorremmo varare con ovviamente l'approvazione del Consiglio. Sento dei. Per cortesia, puoi silenziare tutti, Gianna, Sono per tutti cortesia. silenziati, secondo me. Ma sento dei. Ecco. Dicevo che noi stiamo cominciando a definire le linee guida di quello che sarà il piano strategico dell'istituto che vorremmo definire ed approvare sicuramente entro i primi 6 mesi di quest'anno. Piano strategico che sicuramente dovrà valutare la struttura proprio fisica e lo stato di salute strutturale di alcuni reparti che hanno bisogno di interventi. Sicuramente dovrà valutare investimenti forti in IT e nella digitalizzazione. Questo tutto il campo alla telemedicina e alla medicina a distanza. Poi magari ci entro dopo, ma siamo ancora scrivendo i titolini, siamo ancora lontani da avere un primo documento. Sicuramente bisognerà, ed è già un impegno preso dal Consiglio di amministrazione presieduto prima di me da Pietro Pongiglione, investire di più e anche meglio in ricerca. Vi ricordo che l'Istituto Gianni Nergallini è un IRCCS e quindi è un istituto che viene finanziato anche direttamente per la ricerca dal Ministero della Salute. Quarta gamba di quello che potrebbe essere il piano, oltre alla ricerca che è parte fondamentale, sicuramente lasciatelo definire così, un piano strutturale di carriera, perché con tutte le complessità di un istituto che comunque è pubblico, perché serve anche, noi abbiamo delle eccellenze straordinarie a livello di primari e di collaboratori primari, però dobbiamo anche essere certi che nel momento in cui queste eccellenze arrivano all'età della pensione possono essere sostituite con altrettanta eccellenza. E su questo bisogna fare un lavoro, come dire, di programmazione importante. Dicevo, ho preso il timone Pietro. E parte del lavoro che ha messo in evidenza queste esigenze l'aveva fatto lui. Con non poche difficoltà, peraltro. Credo che adesso ci siano però tutte le condizioni perché questo lavoro possa essere rafforzato e possa diventare, come dire, un piano impegnativo su cui poi dovremo dare, ovviamente, periodicamente, fare i budget e portare dei risultati misurabili. Quando dico misurabili, servono anche gli strumenti per misurarli, per poter dimostrare che quello che si ci impegna a fare poi dà un ritorno. Questo è un po' il metodo che si usa nell'industria e che credo che, non vedo perché non si debba usare anche in un istituto come il Gaslini. È un istituto che vi ricordo ha 1.800 dipendenti diretti. Tra collaboratori vari, praticamente a tempo pieno, arriva quasi a 2.000 persone, e poi c'è tutto il mondo di volontariato che è composto da 48 associazioni che sono parte integrante dell'attività dell'istituto. Ecco, c'è un'altra area che è importantissima, che è quella del
fundraising, tanto per usare i termini moderni, che è la capacità di attrarre, come dire, donazioni, lasciti, in modo tale da contribuire a finanziare investimenti e in tecnologie e in ricerca da parte dell'istituto. Perché parlo sempre di tecnologia e ricerca? Perché sempre di più, sempre valso questo, ma ancora di più in futuro non si può che partire dalla ricerca e dalla ricerca applicata, lavorando poi sulla formazione che voglio dire, deve andare avanti in parallelo per arrivare a costruire le eccellenze e per dare, come dire, per mantenere non solo il brand, ma di fatto l'attrattività dell'istituto, soprattutto per chi viene da fuori. Perché pensare che di avere in una regione a bassa natalità, in una città nella regione a più bassa natalità d'Italia, un istituto che ha circa 300 posti letto e pensare di mantenerlo solo per il fabbisogno regionale o delle regioni limitrofe è un po' velleitario. Per avere un'attrattività alta anche internazionale occorre lavorare continuamente sull'eccellenza, in modo tale, e naturalmente poi su degli accordi che consentano, come dire, di portare i piccoli pazienti al Gaslini piuttosto che in altri istituti. E questo è la stella polare su cui va costruito qualunque piano industriale. Quindi ricerca, formazione continua, competenze, ovviamente con accordi con i vari enti che si occupano e possono contribuire alla realizzazione di questi obiettivi, università e altri enti locali e nazionali e internazionali che possono dare la possibilità appunto di mettere insieme un sistema di questo tipo. Il lavoro è un lavoro grosso, me ne rendo conto, complesso, ma io credo che abbiamo internamente e anche esternamente la possibilità di fare bene, perché prima di tutto partiamo da una specificità dell'istituto che ha un grandissimo attaccamento alla bandiera, lasciatemi passare il termine, cioè i glasliniani sono, allora, qualunque medico nella sua professione ha, come dire, c'è l'aspetto professionale, c'è l'aspetto della missione che sono altrettanto straordinari, ma al Gaslini ho percepito un'atmosfera ancora più solida in questo senso, ancora più di attaccamento alla storia, attaccamento ai valori e soprattutto attaccamento al fatto che si curano i bambini e soprattutto i bambini si portano anche dietro delle famiglie. Quindi c'è una grande attenzione ai bambini e alle famiglie con tutte le problematiche che questo comporta, anche psicologiche, di fiducia nei medici, nel corpo infermieristico, nelle strutture, nelle tecnologie. Insomma, è una missione molto sentita, c'è una grande voglia di dimostrare che si può fare ancora meglio, perché per definizione non si può mai, soprattutto con l'evoluzione tecnologica e la scienza, non si può mai dire di essere arrivati al massimo, no? Bisogna essere veloci quanto l'evoluzione tecnologica e la scienza, bisogna adeguarsi alla stessa velocità, però ci sono grandi capacità e c'è una gran voglia di fare bene. Quindi da questo punto di vista siamo fortunati e sono convinto che si potrà fare un bel lavoro. Stiamo quindi identificando i punti di forza e debolezza, cercheremo di valorizzare i punti di forza e migliorare gli aspetti in cui siamo deboli, e ce ne sono, questo è innegabile. Tutto questo
senza dimenticare il ruolo fondamentale che ha nei confronti dell'istituto. È statutario, è stata pensata da Gerolamo Gaslini, come dire, il ruolo della Fondazione Gaslini. Il ruolo della Fondazione Gaslini non è solo quello di determinare la governance dell'istituto pediatrico, ma è quello di sostenere l'istituto per la cura, per la miglior cura dei bambini assistiti. E sostenere vuol dire tante cose, vuol dire dare il suo contributo che dà tutti gli anni all'istituto, ma vuol dire anche sostenerlo in caso di necessità di tipo strategico. Però, come ho detto al nuovo vescovo, padre Tasca, così si definisce lui, senza riverenza, ho detto al nuovo vescovo, io verrò a chiedere alla fondazione, quindi a lei che ne è presidente, l'aiuto quando se riuscirò a dimostrare di meritarlo per l'istituto. Quindi non un aiuto, come dire, cieco, ma un aiuto di fronte a progetti misurabili, credibili e sostenibili. Questo è quello che farò con lo spirito, come dire, che mi ha insegnato mio padre, che è stato socio di questo Rotary tanti anni. Con la mia famiglia abbiamo ricordato pochi giorni fa gli 8 anni dalla sua morte, e lui, lo conoscete, era uno di sani principi, poteva sembrare in certi momenti troppo ruvido, però aveva un grande cuore e aveva una grande capacità industriale. Lui ha cercato di trasmettere a me, ai miei fratelli e alle mie sorelle gli stessi principi, e poi sulle capacità vedremo, però finora ce la siamo cavata. E per me, e anche per lui, il fatto di essere presidente di questo istituto, per quello che rappresenta, come dire, io sono convinto che lui lassù ne è contento e ne è orgoglioso quanto lo sono io. Quindi cercherò di fare del mio meglio da civil servant, perché questo diritto qui. Sì, ciao. Un anno fa ho dato la mia disponibilità al cardinale Angelo Bagnasco quando mi ha chiesto di presiedere l'istituto. Penso di aver detto in modo forse un po' disordinato, ma sicuramente con tanta cuore e passione quello che stiamo facendo, quello che ho in testa di fare. Vi dico un'ultima cosa che riguarda proprio una conferenza stampa di 2 ore fa, che poi l'ho sentita alle televisioni, lo leggete sui social, lo leggerete sui giornali domani. C'è stata una conferenza stampa all'Istituto Gaslini, è venuto anche il presidente della regione, perché è un progetto che parte da Gaslini, ma è un progetto regionale. È un gruppo presieduto dal professor Magni, dopo anni di ricerca applicata, ha definito un protocollo, un programma di screening neonatale per una diagnosi tempestiva e simultanea dell'atrofia muscolare spinale, chi di voi è medico sa meglio di me di cosa si tratta, e delle immunodeficienze combinate gravi. Entro 2 anni sarà messo a disposizione questo protocollo, che consente quindi, a partire dal neonato, da una goccia di sangue presa dal tallone, di identificare queste 2 patologie e di poter intervenire sulle cure preventive prima che poi si manifestino. Quindi è considerata un enorme successo. Ci è arrivato il gruppo del professor Magni insieme, diciamo, ad altre discipline del Gaslini, perché è stato un progetto multidisciplinare che ci dà grande orgoglio, perché il Gaslini ha come dire, disegnato, progettato il protocollo per primo,
naturalmente lo metterà a disposizione della regione in questo programma biennale. L'abbiamo spiegato ai giornalisti e io ho detto, solo facendo le presentazioni, insomma, non sono entrato nel merito del progetto, lo ha fatto benissimo il professor Magni, ho detto che per me è un grandissimo orgoglio, presiedere, aprire i lavori e dare un saluto in quella conferenza stampa, perché ancora una volta il Gaslini dimostra le sue grandissime capacità di arrivare, di essere avanti ad altri in tante discipline. E quindi ci tenevo a dirvelo, perché comunque credo che sia ancora una volta un successo del nostro, come ha detto il nostro presidente Pino Boer, del nostro istituto e del nostro Gaslini. Mi fermo e magari ho sollevato qualche curiosità. Poi c'è un'ultima cosa, magari farà parte delle vostre domande, no? 2 o 3 giorni fa, primo canale, una giornalista, adesso si fa nuovo Gaslini in Valpolcevera, questo ha sollevato un putiferio sui social, ci hanno scritto anche i sindacati dicendo cosa succede, se è vero, se non è vero dovete smentire, insomma, ha fatto un po' di rumore la cosa. Se volete poi vi dico qualcosa di più, o dirò poco, perché in realtà non c'è nessun progetto che va in quel senso, ma comunque ne parliamo magari nel dibattito. Grazie. Grazie a te, Edoardo, anche per la passione, perché io credo che, avendo conosciuto tuo padre, avendo lavorato anche un po' per la fondazione, francamente il grande impegno, la grande intelligenza era unita a questa passione, a questo senso civile dell'appartenenza. E questo io credo sia un dato che caratterizza anche i nostri club e rotariani. 2 o 3 cose, poi lascio la parola e non rubo altro tempo. Genova è una città anziana e sembra un paradosso, ma un paradosso non è, ha davvero un fiore all'occhiello per l'infanzia. E quando dico infanzia, hai fatto benissimo a toccare anche il tema delle famiglie, perché se c'è un aspetto che mi ha colpito e mi colpiva anche quando nella mia passata stagione accademica sono stato preside a scienze della formazione, nella formazione di molte studentesse soprattutto c'era poi anche un'appartenenza a quel volontariato, 48 associazioni sono tante, che davvero in qualche modo circonda di cure, di impegno, di affetto i bambini e le famiglie. E questo tema, che io credo tema centrale, che ha sempre caratterizzato i Gaslini negli ultimi anni particolarmente, di far sì che le famiglie non siano sole, che le famiglie siano accompagnate nel percorso, che i bambini siano accompagnati, davvero un tema importante di grande civiltà. Posso aggiungere una cosa, che il nostro Rotaract Genova sta collaborando, ha iniziato a collaborare con quei Voli della Speranza, che sono un altro fiore all'occhiello, l'ultimo forse cos'era, dalla Macedonia o altro, che davvero caratterizzano anche un altro punto di forza del Gaslini. Un'ultima considerazione personale, io dispongo di, così per recensioni o per mia vecchia storia, di un pacchetto consistente di libri nuovi per l'infanzia, e da 2 anni i Rotary e il Club di Genova dona questi libri alle scuole. E io credo che in una prossima donazione, lo anticipo anche ai soci e al nostro direttivo, una prossima donazione, penso di 50 di libri per l'infanzia nuovi arrivati lo scorso anno, sarà destinata alla biblioteca del Gaslini, perché anche la lettura è un punto di forza dell'infanzia e l'aiuta moltissimo. Con questo ti ringrazio e lascio la parola a tutti i nostri soci. Grazie. Grazie Pino, grazie anche per i libri. Figurati. Siamo, Certo. Apprezzato, guarda. Certo. Chi parla? Posso dire qualcosa io, Pino? Sì,
Allora, tanto grazie Edoardo, perché hai veramente lo spirito per portare la squadra allo scudetto, visto che vi siete occupati anche di calcio, avete dato tanto alla città, penso che sia un buon augurio. Ecco, poi è una squadra forte, ma anche l'allenatore mi sembra che sia assolutamente motivante e motivato. Io faccio parte dell'Associazione Nazionale dei Cardiologi Ospedalieri, e ho questa carica anche se adesso sono andato in pensione, ma sono stato nominato, quindi continuo ad andare avanti come... E ho possibilità così di raccordarmi anche con le altre strutture nazionali che si occupano di cardiologia pediatrica, perché purtroppo i cardiologi dell'adulto non sanno curare le cardiopatie congenite, quindi stiamo cercando di mettere insieme le cardiologie dell'adulto e farci insegnare dai cardiologi pediatri come curare questi pazienti quando per fortuna diventano adulti, ormai con le tecniche attuali questo succede molto spesso, e devono essere ricoverati ovviamente negli ospedali per adulti. Quindi così ci tenevo a ricordare che Gardini entra spesso nella classifica dei top 10 italiani, e la cosa importante però è che Gardini abbia questo senso di squadra, di rete verso gli altri centri, non soltanto regionali, ma anche di cui abbiamo assolutamente bisogno, perché insomma nella nostra ignoranza sulla gestione di queste cardiopatie, che è mondiale, non è soltanto italiana, la competenza dei pediatri è formidabile, ma anche con gli altri centri italiani, perché si sta creando una rete di centri che ha capito che non può più lavorare solo con la propria eccellenza, ma deve mettere a disposizione degli altri per fare una cardiologia pediatrica forte. Ovviamente io mi limito alla cardiologia, è una visione limitata, ma ci tenevo a ricordare l'importanza di creare squadre e rete, soprattutto proprio condivisione di tecnologie, di protocolli, di procedure e voglio dire anche di pazienti, qualora un centro abbia competenze che gli altri non hanno. Grazie comunque. Ti ringrazio, se questo è molto vero, se con questo posso fare un commento sul un concetto di fare rete, anche fare un po' di sinergie, ci sono grandi spazi, non solo per la cardiologia, ma anche sulla neonatologia, pensate solo, sono, io dico sempre che Gaslini e Galliera sono cugini, no? In qualche modo. E voglio dire, forse prima o poi bisognerebbe arrivare a immaginare un dipartimento, come dire, interaziendale tra cugini, dove c'è da una parte la cura migliore possibile, l'assistenza migliore possibile alla mamma, e poi l'assistenza su tutte le discipline, non solo quando c'è bisogno e necessità, insomma, del bambino, no? Del neonato. E su questo un progetto su cui si sta discutendo, mi auguro che prima o poi possiamo arrivare alle condizioni di poterlo mettere, come dire, realizzarlo. E però ci sono anche tante altre sinergie che possono essere rafforzate, che non sono solo protocolli d'intesa, anche con altri istituti importanti del nostro territorio. Il paradosso è, come dicevi, che sulla cardiologia pediatrica, che per esempio al momento nella cardiochirurgia del Gaslini, come dire, ha pochi pazienti al momento, proprio perché man mano che si riesce a intervenire prima, si riduce, per fortuna, da una parte, la necessità di intervenire a livello cardiochirurgico sui piccoli pazienti. Allora lì bisogna spingere moltissimo sull'attrattività internazionale, non c'è altra strada. Bisogna fare in modo di... già la cardiochirurgia del Gaslini è eccellente, però bisogna fare di più, bisogna fare accordi internazionali, fare convenzioni, perché poi, come dire, i bambini vengano portati da noi anziché andare magari da altre parti. Quindi bisogna lavorare su diversi binari, perfettamente ragione. Grazie. Chiedo scusa, sì. Sono Francesco Illuzzi del Rotary Club Genova Sud-Ovest. Intervengo, se mi è consentito, intanto per esprimere un apprezzamento molto sentito per l'introduzione e la relazione del presidente Garrone, poi perché diciamo che anch'io sono, come tutti voi, un tifoso del Gaslini,
lo sono da circa 25 anni, da quando ho cominciato a seguire una fondazione che dopo la fondazione Maria Vilma e Bianca Querci, e dopo la fondazione Gaslini, è credo l'ente che ha garantito un maggior sostegno finanziario in continuità all'istituto, cosa che chiaramente intendiamo continuare a fare. E mi ha particolarmente colpito l'osservazione della dell'internazionalizzazione, scusate la pochezza del mio eloquio, ma l'internazionalizzazione del brand del Gaslini è un po' un pallino, è un po' un pallino sul quale avevamo già incominciato a lavorare anche col precedente consiglio, lo sa anche Pietro Pongiglione. E io volevo manifestare al presidente Garrone l'assoluta disponibilità della Fondazione Querci, che è quella di cui mi occupo insieme ad altri evidentemente, a garantire il supporto per delle iniziative congiunte, perché uno dei temi, scusate aggiungo solo questo, uno dei problemi con cui mi sono trovato che ho dovuto fronteggiare è stato quello di cercare di orientare le risorse in maniera compatta, evitando la dispersione e cercando di lavorare su iniziative significative per l'istituto. E quindi questo è quello che vorremmo, se possibile, continuare a fare con il neo consiglio dell'istituto e con lei, presidente Garrone. Grazie per l'attenzione. Grazie per la disponibilità. Se vuoi ti tiro fuori un elenco alto così di iniziative significative, vitali, pronte all'uso. No, ma è una battuta, voglio dire, non dimentichiamo che in epoca in generale, ora non ho ancora i dati consuntivi, però in epoca, ahimè, di Covid, tutto il settore della beneficenza è stato colpito da una riduzione generalizzata degli interventi, dalle aziende preoccupate, come dire, dei loro budget, dai privati preoccupati del loro futuro. Molti hanno avuto difficoltà di lavoro, quindi in generale è calata, come dire, la beneficenza. È vero che in sanità, visto che è una delle priorità europee, nazionali, poi dipenderà dai piani e dagli, come dire, dalla politica, nella sanità saranno previsti interventi straordinari rispetto al passato, non solo a copertura dei maggiori costi che ci sono stati nella gestione della pandemia, parlo delle strutture ospedaliere, però sicuramente verrà rivista il sistema sanitario, perché questa esperienza ha insegnato che forse bisogna avere dei modelli leggermente diversi, e quindi sicuramente ci saranno risorse importanti. La cosa però fondamentale, da cui non può prescindere un istituto come il Gaslini, sono i lasciti, le donazioni, le beneficenze, perché vengono gestite in modo assolutamente documentato, trasparente, finalizzato, però non finiscono nei conti pubblici, e quindi c'è più facilità e più velocità nell'utilizzo a beneficio diretto della struttura, che possono essere progetti di ricerca, possono essere nuove apparecchiature e quant'altro, però le gestiamo in modo molto più snello e agevole, comunque in modo assolutamente documentato, certificato e rendicontato. Quindi il mio appello è grazie, però naturalmente se potete darci una mano, datecela, che ce n'è bisogno, ecco. Buongiorno. Posso dire, chiedere una cosa, se avete finito, se no la chiedo dopo. Sì, volevo, pronto? Buongiorno a tutti, mi chiamo Fabio Schiavi e sono il presidente dell'Associazione Piccoli Cuori di Genova. Intanto volevo ringraziare la vostra struttura di avermi invitato a questo interessante incontro.
ho avuto occasione di parlare col dottor Garrone 15 giorni fa, a tu per tu, e serve un ottimo ricordo di quell'incontro. Io sono dalla parte opposta un po', cioè sono dalla parte dell'utente che ha bisogno del Gaslini. È 22 anni che l'associazione esiste, è 22 anni che collabora col Dipartimento di Cardiochirurgia dell'ospedale e l'intenzione ovviamente è quella di proseguire in questa collaborazione e di rendere sempre più collaborare per rendere sempre più eccellente il servizio che nello specifico il Dipartimento riesce a erogare. Il supporto dell'associazione si manifesta in varie forme. Io stamattina ho consegnato all'ufficio relazioni col pubblico una donazione che abbiamo ricevuto da una ditta genovese di 750 mascherine pediatriche. La scorsa settimana abbiamo con il Dipartimento finanziato un piccolo progetto per la sostituzione di un pacemaker a una bambina, una ragazzina del Kurdistan e abbiamo erogato il 50% del costo dell'attività. Per Natale abbiamo fornito tutta una serie di poltrone per il reparto, quindi variamo, ma come ho avuto occasione di parlare col dottor Garrone quando ci siamo visti e che mi ha fatto molto piacere che oggi il dottore l'abbia posto al centro del suo discorso, è necessaria la crescita delle risorse umane per rendere sempre più eccellente il servizio che l'ospedale eroga. Se io sono qui oggi a parlarvi perché sono un cardiopatico congenito di 52 anni, quindi mi sono confrontato nella mia vita con tutte le problematiche che le persone come me devono affrontare. Sono qua a parlarvi perché una professoressa del Gaslini ha capito 48 anni fa che problema di salute avevo e all'epoca era molto più complesso di quello che è oggi e quindi per il Gaslini siamo pronti a collaborare e siamo pronti a mettere in campo risorse. Il mondo del cardiopatico adulto è molto complesso, come diceva il professor Domenicucci, è molto da costruire perché al momento siamo in forte ritardo, ma non solo il Gaslini, ma a livello nazionale. Molti stati hanno già saputo costruire questo mondo che è necessario. Io mi auguro fortemente e sono sicuro che il Gaslini in sinergia con altre strutture possa veramente portare un passo ulteriore alla costruzione di questo mondo che al giorno d'oggi inizia a interessare un numero notevole di persone. Vi ringrazio dell'attenzione e ringrazio ancora per l'invito che mi avete fatto. Grazie a lei. C'era Luisa Dufour? Luisa Dufour, sì. Sì, grazie, buongiorno a tutti. No, si era accennato al fatto dello spostamento dell'ospedale nella Val Polcevera sotto l'ex Ponte Morandi, il Ponte San Giorgio attuale. Ci ha già detto che non è una notizia vera, ma che ce ne può parlare. Allora volevo sapere cosa c'è di vero, che cosa no e che nel futuro dove andrà a finire il Gaslini. Grazie. Allora, l'ho detto alla fine del mio intervento proprio perché, insomma, come dicevo prima, ha generato un dibattito giornalistico e non solo in questi giorni. Allora, allo Stato non esiste nemmeno un conto e quindi da questo punto di vista è una notizia falsa. Ripeto, io sono abituato, voglio dire, un istituto, un ospedale di questa complessità non lo si sposta così sulla base di un'idea o sulla base di quattro chiacchiere da bar. Se lo si fa, lo si fa sulla base di prima bisogna fare i conti e farli bene, no? Due, ci devono essere le condizioni, come dire,
bisogna fare un business plan fatto bene, quindi dopo aver fatto i primi conti, poi bisogna fare delle analisi comparative e dire allora qual è la soluzione migliore, investire su quello che abbiamo, dove lo abbiamo e quante risorse, oppure non ne vale la pena, è molto meglio immaginare una cosa nuova strutturata diversamente da un'altra parte. Quindi bisogna lavorare su due ipotesi e portare avanti almeno una delle due, no? Terzo, ci vuole la condivisione e quindi bisogna lavorare con le istituzioni cittadine che hanno poi il potere di determinare il fatto che si possano fare certe cose e non altre. E insomma, è un processo lungo. Allora, l'idea di il fatto che una giornalista con un po' di fantasia di un emittente regionale abbia immaginato, abbia dato per, quasi per scontato, vabbè, ha detto sì, si parla di io, cioè l'ipotesi che avvenga così, e proprio in Valpolcevera, insomma, ha messo insieme una serie di idee, magari alcune vecchie, alcune più recenti, ma che non hanno le gambe per fare questo pezzo che ha scatenato una bufera. Insomma, ce ne passa da quella che potrebbe essere un'ipotesi del futuro, e io non nego mai, io dico sempre, anche della mia azienda, quando mi chiedono fra 5 anni come sarà la ERG, e io dico no, tanto facciamo i piani, speriamo di portare a casa i risultati, ma cosa farà fra 5 anni ve lo dirò fra 2, no? Perché è difficile dirlo, no? Mi auguro che sarà meglio di quella di oggi, quello sì, ma dove sarà, dove saranno le sedi, dove avrete gli impianti? Insomma, ve lo dirò fra un po'. Quindi sono abituato a fare i progetti, a fare i piani di fattibilità e poi a comunicarlo dopo e non a farlo uscire per presunte indiscrezioni. Quindi al momento non c'è proprio nulla. Sicuramente c'è una cosa. L'ho detto all'inizio, alcuni reparti dell'istituto hanno bisogno di interventi strutturali molto pesanti. I medici lavorano benissimo, però in condizioni difficili. E quindi bisogna fare sicuramente degli investimenti importanti nella struttura che già abbiamo. E questo sarà uno degli elementi del piano strategico che dovremo definire entro i primi 6 mesi dell'anno. Grazie, c'erano prenotati, grazie per notati il dottor Pongiglione e poi Gianluca Piccolo del Rotaract, altri e poi via via, grazie, mi pare che il dibattito si stia sviluppando molto, molto bene, grazie a tutti. Grazie mille, prendo la parola e peraltro mi scuso che devo poi anche lasciare la riunione, mi scuso in particolare con Edoardo che intanto voglio ringraziare per la bellissima relazione che ha fatto, molto puntuale, che io ovviamente ho vissuto con passione. Lo ringrazio anche delle buone parole che ha voluto usare nei miei confronti, ma devo dire che se mi ha così anche un po' definito come maestro, presumo che l'alunno supererà e spero anche, sono convinto che supererà il maestro, perché il nostro ospedale, che anche a me fa molto piacere sentirlo definire così, deve fare tanta strada e quindi sono convinto che sia stato fatto un buon acquisto nell'attuale presidente e in tutta la squadra. Io ovviamente sono ben contento di essere a disposizione. C'è tanto da fare, su questo credo che siamo tutti d'accordo, c'è tanto da fare ma c'è tantissimo materiale che può dare delle grandi soddisfazioni, quindi chiudo qua e faccio gli auguri veramente di cuore ad Edoardo e comunque come sa io sono sempre a sua disposizione, scusate ma devo poi anche lasciarvi. Bene, grazie Pietro, grazie a tutti. Ciao, allora, ciao. Gianluca Piccolo, poi si è prenotata Gabriella Melchione, Anselmo Arlandini. Grazie. Buongiorno, sono Gianluca Piccolo, sono qui in duplice veste, sono un rotaractiano del Rotaract Genova e sono un medico in formazione al Gaslini. E in questo momento mi trovo collegato proprio da un luogo simbolo dell'ospedale che è la cosiddetta aula museo con anche una serie di
ci meriti notevole importanza storica, sono circondato da tutti coloro che hanno fatto la storia della pediatria, la storia di questo ospedale e da Giannina. Questo lo dico per sottolineare come anche noi giovani in formazione in ospedale viviamo in primo luogo un forte spirito identitario, cioè l'essere gasliniani. Ora, senza nulla togliere ad altri poli pediatrici italiani, a Firenze non ci sono i meieriani, così come a Trieste non ci sono i burliani, ma solo a Genova ci sono i gasliniani e sono così identificati in tutta Italia, anche fuori dai confini nazionali. L'obiettivo, lo spirito del Gaslini, anche nel suo motto, è quello di curare i bambini, e per curare i bambini servono sicuramente delle strutture, ma principalmente, dal mio punto di vista, professionisti e terapie. Per formare i professionisti, quindi, è fondamentale investire su una professione, su una formazione avanzata, e per le terapie è necessaria un importante investimento nell'ambito della ricerca. Quindi l'augurio di tutti noi giovani medici che lavoriamo, che siamo in specializzazione o siamo neoassunti qui in ospedale, è proprio quello di vedere una forte spinta a questi due importanti ambiti, quello della formazione del professionista e dell'investimento nella ricerca. E come Rotaract siamo impegnati con Flying Angels, e quindi indirettamente portiamo anche nuovi pazienti al Gaslini finanziando i voli che li trasportano da numerosi paesi europei al di fuori dall'Europa. Come ultima cosa, notavo come sia i valori del medico che i valori del rotariano, del rotaractiano, abbiano molto in comune. Quindi vedere come la presidenza dell'istituto continui nel segno del Rotary mi dà molta speranza, ovviamente, e buoni auspici sul futuro della gestione dell'istituto. Grazie. Grazie. Posso? Prego. Cosa? Sì, sì. Al dottor Piccolo, intanto mi ha fatto piacere avere una testimonianza diretta di un giovane medico che è gasliniano, no? E rotariano anche, quindi mi ha fatto molto piacere sentire le sue parole, soprattutto gli elementi importanti che ha messo in evidenza, non solo la ricerca ma la formazione. Ecco, la formazione, dimenticavo nel mio intervento una questione: il Gaslini per anni ha gestito il CISEF, che era il centro di formazione, poi per vari motivi, cui non voglio dire, non preferisco non entrare, perché bisognerebbe che fosse ancora collegato Pietro Pongiglione, che li conosce meglio di me, si è sospesa l'attività del CISEF. Il CISEF però esiste ancora. Allora, l'idea è quella di lavorare ad un rilancio del CISEF, che è fondamentale per tutti gli aspetti di formazione, non solo per l'Istituto Gaslini, ma potrebbe essere, se ci saranno le condizioni, un centro di formazione anche per altri istituti, altri ospedali del nostro territorio. Stiamo già ragionando su un progetto di riapertura e di rilancio del CISEF, però è veramente una delle cose che abbiamo in agenda, è veramente troppo prematuro per me parlarne, perché non so ancora come partiremo, quando partiremo e soprattutto se ci sono le condizioni per poterlo rilanciare ad alto livello, perché se no non ha senso farlo, ecco. Grazie. A precisare questa cosa, che mi sembra una delle cose importanti che dobbiamo fare per i prossimi anni. Prego. Grazie. Gabriella? Sì, buongiorno. Avrei una domanda, che è questa: il Gaslini, i medici del Gaslini, lavorano in telemedicina con paesi extracomunitari? Questa era la domanda. La invece richiesta: nel caso il Gaslini avesse le risorse per rinnovare il parco informatico, Sant'Egidio erediterebbe molto volentieri, come dire, i computer e tutto quanto dismesso dal Gaslini. Mi fermo qui.
voce. C'è rimbombo. C'è rimbombo adesso? Pronto? Adesso vai, vai. No, ora no. Sui computer per la comunità Sant'Egidio eventualmente dismessi, me lo sono segnato e se non ci saranno problemi di tipo amministrativo che al momento non conosco, okay. Verificheremo se sarà possibile farlo. Grazie mille. Comunque me lo sono segnato. Sulla Perfetto. Sì, già Gaslini fa con vari paesi del mondo, quindi anche paesi non della comunità europea, attività di telemedicina, però questo tema è un tema di un'importanza straordinaria per il futuro. Pensate con quando arriverà il 5G, la potenzialità che avrà la telemedicina. Oggi si possono fare certe cose con, come dire, una limitazione che è quella del passaggio dei dati, no? Nel momento in cui le reti saranno molto più potenti quelle di oggi, si potranno fare cose straordinarie, quindi la telemedicina per il Gaslini diventerà, secondo me, un punto di eccellenza. Perfetto, grazie. Allora grazie. Magari poi sì. Ragioniamo grazie. Sulla telemedicina sì. Di Sant'Egidio anche per i bimbi. Grazie. Bene. Grazie. Anselmo? Voce. Credevo sbloccasse la Gianna, scusami. Scusami, figurati, Presidente. Figurati. Buongiorno, sono Anselmo Arlandini del Genova Est e sono un cugino del Gaslini, essendo nato e cresciuto al Galliera e ho collaborato per parecchi anni per la patologia di cui ero responsabile con il Gaslini e col professor Magni. Al di là di questo volevo chiedere al dottor Garrone, rifacendomi una domanda che le ha fatto Luisa Dufour, dell'ottimizzazione della collocazione delle risorse nel tempo, forse è una domanda tecnica, ma mi auguro che lei possa rispondermi. I tumori pediatrici sono prevalentemente tumori che hanno un grandissimo beneficio, oltre che dalle terapie sia chirurgiche che mediche, anche dalla radioterapia. I bambini del Gaslini o i pazienti pediatrici non hanno possibilità di trattamento all'interno del Gaslini perché vengono mandati a San Martino, dove purtroppo seguono un percorso, non dico sovrapponibile agli adulti, però spesse volte purtroppo i bambini non seguono un percorso separato rispetto al percorso degli adulti. Mi chiedo, è in un'ipotesi anche lontana, in breve e medio termine, l'istituzione di un reparto di radioterapia al Gaslini o proprio per un'ottimizzazione dell'allocazione delle risorse si ritiene che sia meglio proseguire con la collaborazione con il San Martino? Allora, la risposta non ce l'ho, però questo è uno degli argomenti che non riguarda solo la radioterapia, ci sono anche altre, per esempio per certe diagnosi, lo posso dire, per esempio il Gaslini ha un TAC di un po' vecchia, allora per certi tipi di diagnosi bisogna portare i bambini a San Martino per fare l'attacco che San Martino dà la possibilità di fare delle diagnosi più precise. È già budget l'acquisto di una nuova TAC per il Gaslini in modo tale da avere presso l'istituto poter fare la diagnosi. Poi c'è un'altra macchina, che è una macchina a 7 milioni di euro che non ho capito bene a cosa serva, che al Gaslini manca, sarebbe l'unica istituto pediatrico in Italia, ma non solo in Italia, ad averla, è un altro grande progetto. Insomma, lo dico per dire che non è solo un problema di radioterapia, ma ci sono alcuni punti debolezza, e l'ho detto all'inizio, senza elencarli, non nemmeno io l'elenco, che saranno oggetto di valutazione perché per verificare se è meglio
creare all'interno dell'istituto, come dire, delle unità proprie indipendenti piuttosto che continuare con le collaborazioni. Sarà proprio uno degli argomenti, uno dei tanti argomenti che esamineremo per il piano strategico di cui vi facevo cenno nella mia relazione. Quindi lo studieremo, non ho la risposta, prima dobbiamo fare le valutazioni e vedere anche se abbiamo economicamente ha un senso, certo. Risorse per poter realizzare progetti di questo tipo. Sì, sì. La mia, mi scusi, non voleva essere una critica assolutamente, mi guardo bene. E volevo solamente sottolineare il fatto che se vogliamo rafforzare il brand, essere dei punti di riferimento anche per le altre regioni, tenendo conto che da Firenze in su non ci sono centri di radioterapia pediatrica, sicuramente può avere un suo senso. Assolutamente sì, assolutamente sì. Però prima di dire lo faremo, sì. Lo faremo così e cos'ha, dobbiamo lavorarci, è una delle cose che dovremo valutare. Ok, grazie mille. Nel piano. Grazie. Alessandro? Se posso essere autocritico io? Sì. Una cosa. Il piano strategico attuale, quello fatto dal consiglio precedente, è scaduto da qualche mese. Era un piano, secondo me, di facile lettura, quindi un piano che andava molto bene per la comunicazione esterna. Era un piano un po', se volete, debole dal punto di vista industriale, se così posso definirlo. Cioè, i piani vanno fatti soprattutto partendo dai numeri, non il contrario, no? E poi, partendo dai numeri, quindi dalla parte analitica, si definiscono gli obiettivi e ci si appiccicano i numeri. Ecco, quello di 3 anni fa era un piano con pochi numeri e quindi difficilmente misurabile nella sua execution, come si dice. Il piano nuovo sarà un piano così come si fa nell'industria, in cui definisci degli obiettivi sulla base di numeri e a quel punto si programma gli investimenti, si vede come finanziarli e periodicamente lo si aggiorna. Questo è il metodo su cui costruiremo il nuovo piano. Grazie. Alessandro? Sì, intanto vi ringrazio per l'invito e buongiorno a tutti e un saluto al Presidente Garrone, di cui ho apprezzato molto la relazione e mi volevo solo riagganciare a alcune cose dette per fare qualche piccola riflessione. Come ordine dei medici, visto che il Presidente Garrone chiedeva aiuto da parte di tutti, ovviamente siamo a piena disposizione per tutte quelle che possono essere delle iniziative da portare avanti congiuntamente anche nella rinnovata veste degli ordini professionali di enti sussidiari dello Stato e quindi massima disposizione e collaborazione come ormai c'è da diverso tempo. È chiaro che si apre un periodo della sanità forse finalmente diverso da quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni legato a scarsità di risorse, perché se è vero quello che si sente, sicuramente ci sarà finalmente la possibilità non solo di migliorare, ma di implementare significativamente quella che è la sanità e sicuramente il Gaslini rappresenta per la Liguria, ma per tutta Italia, un fiore all'occhiello che va assolutamente tutelato e la cui indipendenza deve essere assolutamente garantita perché appunto rappresenta molto di più di un normale ospedale. Noi lo vediamo girando nelle varie strutture che insistono sulla nostra regione, indubbiamente il Gaslini ha un qualcosa di più e di diverso, c'è anche un, come diceva il giovane collega, un senso di appartenenza particolare, c'è un'attenzione verso dei pazienti particolari e quindi è un ospedale che è caratterizzato anche da una profonda umanità sicuramente superiore alla media e quindi per questo deve essere tutelato il più possibile, valorizzato il più possibile. Non a caso è presente una commissione anche presso l'Ordine dei Medici che si chiama Commissione Pediatria, all'interno della quale sono presenti molti colleghi e operano molti colleghi del Gaslini e quindi io credo che il ruolo privilegiato dell'Ordine, che è un'interfaccia tra le esigenze dei cittadini e quelle che sono le esigenze degli operatori, possa essere un prezioso
così partner di, delle iniziative che il Gasrini porterà avanti, e quindi ci mettiamo a completa disposizione. E sono anche contento di aver sentito smentire dal presidente l'ipotesi di uno spostamento del Gasrini, perché siamo stati letteralmente sommersi proprio in questa duplice veste che abbiamo da parte sia di cittadini che di colleghi in questi giorni, circa grande preoccupazione, chiedendoci di verificare, di chiedere, insomma, credo che meglio che una smentita del presidente non potesse arrivare, quindi ci permetteremo di diffondere tranquillità in questo senso. Quindi buon lavoro al presidente, e per qualsiasi cosa l'Ordine dei Medici è a disposizione. Grazie. Non me lo dimenticherò. Altro intervento, Riccardo? Eccomi, buongiorno, grazie Presidente per la relazione. Io sono Presidente della Commissione Immagine Pubblica del Distretto, ed è da un po' che, seguendo le indicazioni che ci arrivano da Rotary International, spingo perché Rotary aumenti l'impatto delle proprie azioni. Quindi, parlando di radioterapia, ringrazio Anselmo Arlandini, con cui abbiamo già discusso della questione, mi torna alla mente quello che il professor Viale mi disse ormai un anno fa a casa sua. Il primo reparto di radioterapia del San Martino era stato proprio fatto grazie a un'iniziativa del Rotary Genova, perché all'epoca c'era soltanto il vostro Rotary Club, e quindi nell'ottica di aumentare l'impatto dell'azione del Rotary, direi che si potrebbe sfruttare il network di professionisti, non di donatori, che possono dare una mano a fare il setup anche dei progetti, perché la deriva che abbiamo preso soprattutto negli ultimi anni, quella cioè delle donazioni, ci va a mettere un po' nel campo tutte quelle organizzazioni che lei citava prima, cioè di tutti questi pacchi di donatori, associazioni, eccetera. Quello che differenzia Rotary in realtà è una rete di professionisti, lo vediamo oggi, i nomi che abbiamo su questo schermo, che messi insieme possono dare una mano al Gasrini per fare il setup di operazioni di un certo livello. Adesso non so se a livello istituzionale sia una cosa percorribile, glielo chiedo, o come può vedere questo approccio da parte del Rotary in una partnership con Gasrini. Anche qui mi ha dato, devo studiarci. Allora, dal punto di vista, io sono uno che per abitudine cerca di mettere insieme, di lavorare in squadra, in rete, in modo da cogliere tutte le possibilità che vengono messe a disposizione. Ne dobbiamo parlare, dobbiamo capire come può essere utile, che tipo di contributi, come si può fare un lavoro insieme di tipo strutturale. Insomma, dovremmo metterci lì a tavolino e capire come farlo. Io, la mia disponibilità c'è tutta a studiarlo. Benissimo, è registrato, quindi abbiamo la registrazione. Assolutamente, sì, assolutamente. Posso dire? Sì. Volevo dire solo una cosa, Edoardo. Cioè, Edoardo, è stata firmata proprio una convenzione con Gasrini da parte del distretto 2032 con Inesquatelli, per cui il Rotary, con i rotariani, è già a disposizione del Gasrini con tutte le sue competenze, e abbiamo individuato alcune aree. Poi non siamo riusciti a portare avanti il discorso, ma il nostro impegno c'è. È solo da sviscerare un po' come possiamo fare per andare avanti. Però devo recuperare la convenzione, perché non la conosco, quindi devo andare. Abbiamo fatto 2 anni fa. Ines. Sono anche incontrati con Pietro, con altri. Ines. Sì, è molto interessante. Se volete, io ce l'ho, ve la mando. Ne ho tenuto copia. Bene. Grazie, Presidente. Grazie. Altri interventi? Bene, io direi che è stato veramente, sono stati momenti passati insieme a ragionare su cose importanti per il Gasrini, importanti per i Rotary, importanti per noi come persone, perché io credo che davvero, nel segno di andare più in là,
questi incontri servano a consolidare ancora di più il nostro legame, la nostra voglia di fare. Quindi ti ringrazio, Edoardo, per quello che fai, per la tua presenza, e sicuramente il Rotary, come abbiamo dimostrato, c'è, e quindi lavoriamo insieme. Grazie.